incontrato, anche per il ruolo politico che sto svolgendo alla provincia, diversi imprenditori. Ed una riunione allargata, parlando con qualcuno con alcuni di loro, nella stessa lingua di cui ha parlato il senatore Azzolini, parlavano in maniera così, avevano seguito una trasmissione di un dibattito televisivo, ne sentiamo tanti in questi giorni, e in questo dibattito televisivo c'era Ingroia, che rappresenta non so quale coalizione, l'estrema sinistra. E quindi parlando delle imprese, degli imprenditori, diceva che in caso di sospetto di evasione fiscale, la sua ricetta qual era? Quella di andare a sequestrare tutti i beni degli imprenditori per poi andare a verificare eventualmente se ci fossero state questi reati oppure no. E questo aveva indotto questa persona, questo imprenditore, a manifestare una grossa preoccupazione, perché diceva già le imprese sono in crisi, e questo lo posso testimoniare, nel nostro territorio chiudono migliaia di imprese. Quindi con questa situazione di una congiuntura già sfavorevole economica, vi lascio immaginare se per caso non dovesse vincere Berlusconi, che ha dimostrato da sempre un grosso favore per le imprese, che cosa ne sarebbe del nostro territorio, laddove il lavoro secondo me è la cosa essenziale che manca in questo momento, è la cosa sulla quale dobbiamo puntare. Il primo invito è quello di andare a votare e di far votare i nostri amici, parenti, perché non votare vuol dire far decidere l'altro, e dice votare scegliendo i piccoli partiti diciamo di protesta, in realtà diamo la possibilità, ripeto, di non governare questa città. Quindi un invito il prossimo weekend, il 25-26, a votare e a votare per il PD. Grazie.